Chingachgook. Dove vai? Magua vuole lo scalpo del Moicano. Il mio fratello ha dato la sua parola, adesso deve mantenerla. Magua può servirsi dei visi pallidi, ma non è il loro fratello. Un momento. Noi vi abbiamo aiutato contro i Moicani in cambio del vostro aiuto contro i soldati che trasportano l'oro a Fort Western Hill. Avrete un centinaio di scalpi per le vostre cinture, senza correre alcun rischio. Noi vogliamo distruggere i soldati per liberare i nostri terreni di caccia. Magua farà quello che ha detto. Chita Tam Chingachgook! Chingachgook. Mio padre. Chimu! Il torcia! Chimu! Bambum Moikan. Maledetto sciacallo, preparati a morire ai piedi del gran capo Chingachgook. Chingachgook deve ubbidire al rire al richiamo di Manitou e Occhio di Falco metterà ora al collo del suo fratello di sangue la collana di capo di tutta la nostra stirpe. E così ora è capo Uncas, il figlio di Chingachgook, l'ultimo della stirpe dei Moicani. Padre, ascolta il mio primo giuramento. Chingachgook, ascolta.
Unkar non avrà mai pace o riposo, né durante il giorno né durante la notte, fino a quando l'erba dei pascoli non sarà bagnata dal sangue dell'uccisore di suo padre e Chingangkok non sarà così vendicato. Chingangkok ha udito il primo giuramento di suo figlio. Così voglia mio padre ascoltare il secondo. Chingangkok, ascolta. Affinché l'antica stirpe dei Moicani non debba scomparire da questa terra, Unkar non avrà mai pace o riposo, fino a che non avrà trovato una compagna per i suoi giorni di vita. Chingangkok ha ora udito anche il secondo giuramento. E il suo cuore è leggero. Fratello mio. È stato bene farlo fuggire. Le orme di quello sciacallo ci condurranno fino all'assassino di mio padre. Willy ha saputo com'è la faccenda da un soldato al quale ha fatto bere una bottiglia intera di whisky. Sul carro ci sarà una grossa cassa di denaro, migliaia e migliaia e migliaia di dollari, tutti d'oro. I cani bianchi vengono nelle nostre terre a rubare. A Magua non interessa il loro denaro, li vuole uccidere. Arrivano! Ti faccio una nuova proposta. No. E dai. No. Se io avessi la cassa del denaro per il forte, quella che sta nel primo carro, me li venderesti i tuoi stivali? No. Guarda che non dico i barili di polvere che abbiamo qui a fianco, ma la cassa che sta sull'altro carro. No. Ma perché? Beh, perché non hai la cassa. Non capisco che c'entra. E allora senti, facciamo una cosa. No. Io dico che il mio cavallo è più veloce del tuo. No. Scommettiamo a chi arriva prima a quel cactus là in fondo, i tuoi stivali, eh? Ma dove vorranno andare quei due? Lasciamoli fare comunque. Ah, ho vinto io! Ho vinto io! Ehi, torna indietro! Attenzione, un'imboscata! Tu, torna indietro, presto! Allarme! Allarme! Ronni! Senti, via! Voi col carro dell'oro cercate di raggiungere la fattoria Morroe! 10 uomini con me contro i banditi! Avanti! Fissatelo bene quel palo, Sono Magua e la banda di Roger. Quando saranno più vicini, mirate bene e sparate con calma. Bene, capo. Thank you.
stanno accerchiando. Rimanete ai vostri posti. Ehi, voi, caporale. Caporale Coleman, signore. Scortiamo i carri con le munizioni e con le paghe per il forte Westerhill. E queste sono le munizioni oppure è l'oro? L'oro, signore. Data la situazione, il tenente Brewster ha preferito mettere in salvo il denaro. Tenente Brewster? Richard Brewster del settimo? Caduto, signore. Abbiamo perso il tenente Brewster, i due conducenti e 7 uomini. Mac, chi è della gente che è fuori? Nessuno, sono tutti qui per le razioni, esclusi Jerry e i suoi che sono andati a Fort Northmore. Bene, quelli sono al sicuro. Porta il carro nella rimessa. Arriva uno con la bandiera bianca! Che cosa volete? Sei tu il capo qui? Certamente. E allora se sei il capo ti conviene dire ai tuoi di stare calmi coi fucili. Sono venuto a prendere il carro. Appartiene all'esercito. Non preoccuparti per l'esercito, penserò io a parlarne al comando generale. Il carro resterà qui finché non verranno a ritirarlo. E infatti siamo venuti proprio per questo, no? È meglio che ve ne andiate. Non mi sembra il caso. Credo che ci convenga restare. Li abbiamo in pugno e dovrete cedere. Non contateci. Tu sei un vecchio barbagianni senza un grammo di buonsenso. Vi faremo crepare di fame e Magua toglierà gli scalpi ai vostri scheletri. Dacci quel carro e non accadrà niente. E anche Magua vi lascerà stare. Non otterrete nulla da me. Bene, come vuoi tu. Ale! Lo butto giù? No. Te lo meriterebbe. Mac, vieni dentro. E anche tu, Jackson. Tenete gli occhi aperti, mi raccomando. Non vuol consegnarci niente, quel pazzo. Ma se pensa di cavarsela, si sbaglia. Ora sei tu che devi aiutarci. Noi ti daremo se tutto andrà bene. Non accorrere, viso pallido. Vogliono rubare la terra dei nostri padri e Magua lo impedirà. Magnifico. Voi vi prenderete le cotenne e noi altri loro. Un vero guaio che le mie due figlie siano in viaggio per venire qui. Venire qui. Ma chi immaginava una cosa simile? Avete proprio ragione. E oramai dovrebbe essere perlomeno a Big Hole. E la carovana viene colta di sorpresa da questa gentaglia, che Dio li salvi. Stanotte devo assolutamente cercare di uscire di qui per avvertirli. Sono in troppi, anche di notte sarà difficile sfuggire al loro assedio. Con tutto il rispetto, non dovete farlo, signor Morroe. Se fosse fosse possibile, ci andremmo io e Mac. Ma voi siete l'unico qui che ha abbastanza esperienza per poter difendere la fattoria da quei banditi. Pensate alle donne e ai bambini che abbiamo qui. La carovana è guidata da Hayward, uno che sa il fatto suo e che di solito tiene gli occhi aperti. Non ho niente da dire contro Hayward, tolto che è giunto da troppo poco nel West e non vorrei che si facesse giocare da quelle vecchie volpi. Per quanto tempo potremo difendere la fattoria? Diciamo una settimana e mezza, forse due. 2 settimane, Morroe. Nel frattempo, quelli di Fort Westerhill si allarmeranno per il mancato arrivo dell'oro. Questo lo sanno anche quei farabutti là fuori e non ci daranno un attimo di respiro. Se prima di lasciarci tutti la pelle consegnassimo la cassa col denaro, non vedo proprio chi potrebbe rimproverarci. Nessuno, certamente. Perché tanto non sarebbe rimasto più nessuno. Ci ucciderebbero tutti lo stesso, come eventuali testimoni. Per ora non possiamo fare altro che tenerli sotto continuo controllo dalla torre per poi passare all'attacco alla prima occasione opportuna. E del resto, speriamo che anche la fortuna ci assista un po' e che la carovana ritardi per qualche ragione. Un'altra ventina di tronchi, da almeno 6 metri l'uno. Ehi, lassù ci va ancora una traversa. Forza! Vieni qua che ti aiuto io. Tu. La seconda squadra è pronta. Bene,
Fra 10 minuti vengo a vedere. Ah, no, mi dispiace, capitano, ma io ne ho fin sopra i capelli. Io piantoli tutto e basta. Ti conosco troppo bene, Jeff, per sapere che non lo farai. E poi te l'avevo detto, no? Con le donne ci vuole pazienza. Non bisogna prenderle sul serio. Ecco. Sì, come se fosse facile. Voi dite, metti la carrozza di traverso e quelle invece, no signore, la vogliono dritta. Voi dite, non scaricare l'armonium, Jeff. E quelle invece, presto, scarica l'armonium. Sì, rinuncio. Ma come, ancora con quel dannato armonium? Va a finire che lo butto. Comunque lasciamo perdere e preoccupiamoci della situazione in cui ci troviamo per via della riparazione del ponte. La nostra posizione strategica non è male quassù. Credo che possiamo stare tranquilli, non è vero? Certamente, al 100%. E io ci starei pacifico e contento come un pascià se non dovessi fare la cameriera per signora. Qua! Oh. Addio, ci siamo. Già. Capitano Hayward, ma non le sembra il caso di mandare un messaggio a papà per vedere di non farlo stare in pensiero? Perché Jeff si rifiuta di scaricare il mio armonium? Mi è indispensabile, devo esercitarmi. Vi è indispensabile? Vi illustro la situazione. Primo, il temporale ha danneggiato talmente il ponte che ci vorranno almeno 4 giorni per rimetterlo in sesto e quindi è meglio che la prendiate con filosofia. Secondo, il vostro armonium verrà scaricato. E terzo, un messaggio a vostro padre è già stato spedito questa mattina. Come? Se volevate avere la delicatezza di dircelo. O ai militari non viene in mente che una figlia desideri mandare un saluto al proprio padre? Tutta colpa del regolamento, che non ne parla per niente. Bisognerà proporre che lo riformino. Ma non perdete tempo, il vostro armonium vi sta aspettando. Ecco, Jeff, avete sentito? Sì, sì. Fate subito scaricare l'armonium. E poi magari lo suonerà pure. Che guaio! L'armonium. Ehi! Mandatemi il caporale Ritting! L'ho trovata finalmente la radica indiana, l'ho trovata. Ne metterò un pezzetto del tè del capitano ed è fatta. Non credo. Quanto ci scommettiamo che se ci riesco si butterà ai vostri piedi, Miss Jenner? Addirittura. Sì, per chiedere la vostra mano, conoscete il proverbio indiano, tè radicato, uomo innamorato. È velenosa questa pianta. Ma cosa dite? Velenosa? No. E allora non va bene per il tè del capitano Hayward. Vostra sorella alle volte mi fa proprio paura. Ma se è tanto buona. Beh, può darsi, sì, ma c'è una luce negli occhi che spaventerebbe qualsiasi uomo. Chissà che non abbia bisogno anche lei della radica indiana. Questa fa bene a tutti, bisogna crederci però, il segreto è tutto lì. Ehi, cuoco! Eccomi, capitano, vengo subito! Eccomi! Allora, che ci faccio, cuoco? Servo alla generale Grant. È una ricetta per cui mi ci vorrebbero le banche di Ginevra, ma qui dove vado a trovarle? Na wunderbar. Übrigens, dieser Wald dort scheint mir voller Taubenschwärme. Ein Täubchen fein gebraten kann keinen Menschen schaden. Kling, klang, Gloria. Freut euch der schönen Welt. Ich freue mich, wenn ihr bei guter Laune seid, Koch. Sarà buono lo stesso. Coraggio, tu puoi tornare. Sì, signor Capitano. Gran brava persona il capitano, gran brava persona. È molto che stai con lui, cuoco? Già, quando l'hanno mandato qui a Londra, c'è solo che lui è molto afflitto. Afflitto? Già, dice che vuole fare il soldato e non la governante per le ragazze di buona famiglia. Ma perché non ci ha detto che voleva mandare un messaggio a papà? Era necessario che partisse prima dell'alba e voi stavate dormendo a quell'ora. Lui voleva svegliarvi, ma poi nel timore di perdere tempo ha spedito lì per lì il miglior uomo con il miglior cavallo. Vuole arrivare alla fattoria! Attenzione che farà scorciatoia, prendetelo! Vivo! Non deve arrivare alla fattoria! Circondiamolo! Non fatevelo scappare! Forza! Forza, tosto, ragazzi! Parate al cavallo! Ah! Ah! Allarme! Ehi! Chi è che ha sparato? Non ho visto bene, c'erano dei cavalli e poi si è sentito uno sparo. E ho visto un uomo a cavallo che indossava un'uniforme azzurra. O qualcosa come un'uniforme azzurra. Era qualcosa come un'uniforme azzurra oppure un'uniforme azzurra? Non lo so. C'è stato uno sparo e adesso tutto è tornato quieto. Continuate la guardia. Continuate la guardia e tutto è risolto. Invece qualcuno dovrebbe tentare di uscire. Le vostre figlie sono in pericolo. Bisogna fare qualcosa. Lo faccio mettere ai ferri? No. Ragazzo, se fosse possibile lo farei. Forza, vuoi deciderti? Perché andavi alla fattoria? Avanti, parla! Il
Il ponte sarà pronto fra giorni e così potremo proseguire con la carrozza. Le vostre due figlie stanno bene. Le vostre due figlie stanno bene. Sentito, Magua? Lo vedi che avevi qualcosa da dire? Ci hai fatto perdere un sacco di tempo. Ehi! È morto. Ti regalo un altro bel po' di scalpi per la tua collezione, di uomo e di donna. Devi solamente galoppare fino a Big Owl con la metà dei tuoi guerrieri. E poi il vecchio diventerà ragionevole. Di che è stato lui a mandarti incontro alle figlie. Fa in modo di attirare la cozza in un agguato e porta qui le due ragazze. Le voglio vive, per mostrarle al vecchio. Magua conosce la strada e attirerà la carrozza nella Valle delle Ombre Rosse. Cavalcherà e riporterà le donne. Mio fratello è d'accordo che l'assassino si sta dirigendo al torrente delle serpi? Là egli cercherà di far perdere le sue tracce. Però Uncar vede perfino le tracce degli uccelli nell'aria. Ma forse all'ultimo finiremo per trovare il suo cadavere, perché Magua non gli perdonerà certo di essersi fatto scoprire. Vedo che mio fratello è molto pensieroso. Non vuole Uncar dire a Occhio di Falco che cosa lo preoccupa. Mio fratello ha chiesto di vedere in un cuore triste, perché Uncar aveva sognato da tanto tempo che bianchi e pelle rosse potessero vivere in amicizia. Ma la morte e il disonore dominano nella nostra terra. E anche Uncar deve seguire la strada della vendetta. Mio fratello si prepari a una lunga e dura cavalcata. Chingachgook! Chingachgook! Shantiti Ramanitu, Uncas ke Falkenauge. Hey! Sentite? Di nuovo il caro Armone, non cambia musica, Oh, il capitano Hayward, è qui, sir. Vengo subito, signorina. La gloriosa e celebre melodia delle truppe dell'Unione. Spero che vi sia gradita. È vero che qui ormai devono averla imparata anche i cavalli, ma devo ammettere che suonata da voi è sempre affascinante, Miss Condon. Grazie. Vi facciamo impazzire, vero? Fate del vostro meglio, ma almeno voi non suonate l'armonio. Donna Bianca non deve spaventarsi. Magua viene come messaggero. Dice che viene come messaggero. Ho sentito. Ma di chi? Magua viene dal grande uomo con i capelli grigi. Vorrà dire mio padre. Un soldato ha portato alla fattoria il messaggio scritto sulla carta dove tu raccontavi del ponte. Banditi bianchi vi aspettano sulla strada per assalirvi. E Magua è venuto per portarvi alla fattoria attraverso un cammino che solo lui conosce. Che cosa ha detto quello? Che vuole condurci su un'altra strada? È inutile. Appena al di là della gola cammineremo allo scoperto e non ci sarà più nessuna possibilità di agguati. Dov'è il soldato che ho inviato alla fattoria, Monroe? Il grande uomo dai capelli grigi lo ha mandato a Fort Westry a causa dei banditi bianchi. Bene. Provvedi al tuo cavallo e avvicinati al nostro fuoco.
Il ponte sarà pronto in giornata. Domani proseguiremo per la nostra strada. Il capo bianco non vuol credere a Magua, ma fa grande sbaglio. Portate su il cadavere. Ho chiesto in giro, capitano. Questa cintura non è dei nostri. E il coltello non è indiano. Quello è un coltello dei visi pallidi. Dovremmo ricostruire il ponte, capitano. Ma questa volta purtroppo non c'è niente da fare. È andato tutto alla malora. E a rifarlo c'è da star qui fino a Natale. Non resta che una possibilità. Conosci una strada dove passare con i carri? Magua sa quella strada e se volete può guidarvi. Attaccate subito i cavalli e preparate tutto per la partenza. Magua ci farà da guida. A cavallo fra mezz'ora. Va bene, signor capitano, agli ordini. Vieni, Jenny. Di Falco aveva già visto, Magua ha punito il guerriero e poi ha cavalcato velocemente con tutti i suoi verso quei monti. Ma perché? Mio fratello Uncar sa benissimo che Magua è maestro nell'arte di tendere agguati. Uncar conosce tutte le gole di quei monti. Egli teme solo di arrivare troppo tardi. Ma Uncar cavalcherà giorno e notte. Saremmo arrivati da un bel po'. Papà aveva stabilito che facessimo quell'altro. In ogni modo non capisco perché avesse deciso di farci guidare dal capitano Hayward. Ah, ma senti, ce l'hai proprio con quel poverino. Quel poverino? Quel poverino? Quel Pederosa là davanti non mi piace niente. Credi che sia da fidartene, Jeff? Per me c'è da fidarsene così poco che se potessi lo farei fuori subito. Ehi, 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 Jeff. È l'indiano più antipatico che ho visto da quando faccio il cacciatore da queste parti. Non ti va proprio giù, eh? Comunque, ora gli offriremo una piccola dimostrazione di tiro. Che ne dici? Mi sembra un'ottima idea. I primi sei, esercizio di tiro. I primi sei, esercizio di tiro. Comanda! Quell'albero secco là davanti. Levategli i rami. Avanti al galoppo e fuoco! Allora, hai visto? Sì, Magua ha visto. E lassù in cima il fiore rosso di quel cactus, ancora più lontano. Magua vede il fiore rosso. Allora attento, eh? Anch'io alla dimostrazione, capitano Hayward. Scusate se vi ho rubato un colpo di così grande effetto. Spero che non ve la prenderete. Magua ora ha visto, ma questo non servirà a niente, perché domani comincerà la parte più difficile della strada. Il dannato deserto di Whitehall vuol dire che sono rimbambito. Conosci già la zona, Jeff? Solo per sentito dire, veramente. Ma ho l'impressione che prima o dopo i nostri carri finiranno miseramente insabbiati. Magua pare molto sicuro di quello che fa. Ah, sì, certo. Ma che cosa vorrà fare? Vado un attimo in testa.
generale, qui è un po' diverso che a Forte Westerly, eh? Solo per la sabbia, signore, perché in quanto al resto. Tutto bene? Spero di sì. Che bravo che è venuto a trovarci, capitano. Rimanga un po' con noi. Non posso, purtroppo, anche perché non vorrei mettere di malumore la guidatrice. Oh, avanti, sorellina. Non è proprio il caso di piangere. È tutta colpa tua, sei capitano. Sei ben sicuro della strada, Magua? Magua ha detto che il grande uomo dai capelli grigi ha dato l'incarico di portare alla fattoria le sue figlie e Magua sta facendo quello che ha promesso. Quando finirà questo maledetto deserto? Magua aveva detto di un tratto difficile. Ed è questo qui? No, ci arriveremo quando il sole sarà alto al massimo nel cielo. È nella valle delle ombre rosse. Ora che hanno dato un fucile anche a te, siamo al sicuro. Donne, l'ho detto veramente, l'unica speranza del capitano è che io riesca a far secco un bel cinghialetto da arrostire allo spiedo secondo le buone regole. Caporale, a rapporto del capitano! Niente di nuovo, caporale? Niente, capitano. Non ho notato nulla di anormale. In ogni modo, adesso preferisco che tu resti qui dietro a me e con gli occhi bene aperti. Sì, signor capitano. Prendere le misure di sicurezza e tenersi pronti a far fuoco. Due uomini con me, avanti! Questo lo sapevi tu? Gli occhi di Magua non possono vedere attraverso le rocce né immaginare quello che succede in una valle lontana. Secondo Magua, la strada ieri era libera. Sicché io dovrei credere che questi massi sarebbero caduti fra ieri e oggi, eh? Sorvegliatelo, se tenta di squagliarsela, sparate! Proteggete retroguardie e fianchi! Signor sì, signor capitano! Portate qui un paio di cavalli e delle corde! Avanti, senti! A terra! Portate anche delle catene, sbrigatevi! Jeff! Sì? Diamo un'occhiata con le rocce là in fondo! Thank you.
Torniamo. C'è un'aria che non mi piace. Su, svelto! Oggi. Prosciutto di bufalo, ma freddo perché non vedo legna qui intorno. Allora devi proprio sapere, cuo corvo. Guarda là dietro, guarda. Porca miseria, hai ragione, non me ne ero accorto. E a quanto pare mi hanno addirittura preparato le fascine. E ne hai una giusto dietro la schiena che c'è soltanto da darle fuoco. Magnifico! Vieni che c'è un delizioso cocciotto di bufalo che ti attende. Ah, la divina pallido combatte con la sveltezza d'una lince. E tu chi sei? Ehi, i vostri carri sono perduti. Gli indiani li stanno incendiando. Noi vi aiuteremo a fuggire. A fuggire? Ma io voglio sapere chi siete voi altri due. Mio fratello ti spiegherà tutto. Un pelle rossa e un bianco insieme? Allora sono Uncar e Occhio di Falco. Uncar corre avanti e voi lo raggiungerete a cavallo. Fate attenzione al richiamo dei Tavacos. La fanciulla bianca ormai è proprietà di Mago. Gli uomini bianchi rubano le terre dei pelli rosse e le donne rubano il loro cuore. Hai sentito? Così suona solo il lungo fucile di Occhio di Falco, e dove Occhio di Falco è anche Uncar. Grida. Devi gridare. No. Ho ucciso. Mago ha così ucciso l'ultimo dei Moicani. Su, vieni. Vieni a vederlo sul suo letto di morte fatto di roccia e di polvere. Non c'è. Thank you.
Uncar è forse una donna che uccide un avversario disarmato? Uncar non è come gli uomini della tua tribù che assalgono e uccidono nel sonno le donne e i bambini. Non aver paura, fiore di mandorlo. Il tuo grido ha salvato Uncar e puoi fidarti di lui. Uncar, vile sciacallo, ascolta la tua sentenza di morte. Questa volta Magua ha perso la sua arma, ma egli non avrà pace finché non avrà raggiunto l'ultimo dei Moicani e non gli avrà tolto la vita strappandogli il cuore dal petto. Gli amici di Fiore di Mandorlo saranno in pensiero per lei. Di qua! Di qua! Questo è Occhio di Falco, è la strada di... Ma dov'è, Tony? Dobbiamo assolutamente salvarla. Uncar starà inseguendo gli indiani di Magua. La ritroveremo. Avanti! Questa parte! Aspettate, vi aiuto. Siete più forte dell'acciaio. È più stupido di un mulo, altrimenti non mi sarei fatto infinocchiare da Magua. Date qua, lo porto io adesso. Fate piano. Morto. Poveretto. Uncar ci aspetta con i nostri due cavalli lassù in alto. Venite. Fiore di Mandorlo deve essere molto stanca. Qui può riposare senza preoccupazione. Mio fratello Occhio di Falco ha risposto e i visi pallidi presto ci raggiungeranno. Di quale animale è il verso che hai fatto? È il grido del Tavakos. Tutti i fratelli e le sorelle di Uncar conoscevano il grido del Tavakos. Come conoscevano? Che intendi dire? Se i fratelli e le sorelle sono morti. Per te, ma per fortuna tutto è finito bene. Sì, Janet. Se i visi pallidi cammineranno in questa direzione, arriveranno domani nel giardino degli alberi di pietra dove è morto Chingangkok, il padre di Uncar. Mio fratello Occhio di Falco potrà insegnare il cammino, che è duro e difficile, ma che è l'unico per arrivare lì. Ci vuole però un viso pallido più forte e coraggioso di tutti. Il capo dei visi pallidi lo è. La parola di mio fratello Occhio di Falco è più sicura del sole che sorge ogni mattina. Ascolta, voi avete lasciato i vostri cavalli indietro e non è possibile arrivare alla fattoria senza cavalli. Fai seguire da qui le nostre orme all'inizio della notte, anche se sarà difficile al lume della luna. E tu, capo, dovrai fermare i nostri inseguitori. E cioè da solo, poco dopo il sorgere del sole e con l'aiuto dell'astuzia. Mio fratello ed io intanto ruberemo i cavalli. Aprite! Harry! Harry! Ecco,
chiudete! Non è andata. Avevo pensato di farcela. Non è possibile. Avevate ragione voi, signore. Nessuno può uscire da qui dentro. Non dovevi farlo, Henry. Non dovevi. Addio. Sono in trappola e non ne usciranno, te lo dico io. Ma neanche noi entreremo. Che sarà successo di quel dannato pellirosso? Dovrebbe essere qui con le ragazze ormai. Ah, non lo so proprio. Le cose bisognerebbe farle da soli. Certo però che bisognerà decidersi. O va a finire che arrivano altri soldati. Maledizione a loro. Adesso. Thank you.
Avranno bisogno di almeno 3 ore per riprendere i cavalli. Via, allez! I cavalli! Porca miseria, Unker sta arrivando con i cavalli! Eccolo, c'è anche lui. Unker? No, Ewan. Ah, sì, vuoi dargli una trotea alla radica? Devo dire, signorina, che vi siete comportata molto bene in questo frangente. Grazie, capitano Hayward. Accendete i boccerini. Cosa farete quando ci avrete ricondotte da nostro padre? Tornerete nell'est o dove altro? Non lo so ancora, veramente. Mi affideranno qualche altro incarico, immagino. Un incarico più da soldato, forse, che non accompagnare in giro due ragazzette capricciose. È stata una missione che mi è costata la metà dei miei uomini. E non siamo ancora alla fine. Il canto del tabacco. Annuncia il mattino. Quando il tabacco s'annuncia il sole o i piedi lievi. E volo leggero verso il bosco colmo di erbe e di fiori. Dove vive la fanciulla dai capelli neri che Manitou mi ha destinato. Da chi ha imparato, fiore di mandorlo, il canto di primavera della gente di Unka? Del vecchio cuoco. Dies schwor Unkas seinem sterbenden Vater Jingaskok zuerst. Sein Mörder ist hinter uns. Und Unkas Herz sehnt sich danach, den Schwur blutiger Rache zu erfüllen. Blut und Rache? Warum immer nur das? Es gibt doch auch einen Sieg der Menschlichkeit und einen Sieg über sich selbst. Die Welt von Unkas ist eine andere Welt als die der weißen Blume. Aber er wird nachdenken über das, was ihn lehren möchte. Und der zweite Schwur? Odore di fumo. Un incendio, lontano però. Queste figli di cane! Tutti i focolai sono stati spenti. Bene, caporale. Fate subito riparare i danni che abbiamo sofferto. Grazie. Volete dirmi qualcos'altro? Sì, che noi non pensiamo di consegnare la cassa. Assolutamente. Pensatelo finché vi pare, ma cercate di pensare anche al seguito. E cioè che uccideranno tutti lo stesso? Qualcosa di peggio, caporale. Qualcosa di molto peggio. Può darsi che da un momento all'altro venga qualcuno a offrire in cambio le mie figlie. Allora consegneremo il denaro. No, uccideremo gli intermediari e riprenderemo le mie figliole. E se si saranno presentate con la bandiera bianca? Per quella gente non vale la bandiera bianca. Levatevelo dalla testa. Senza gli uomini di Magua siamo troppo pochi. Niente da fare. Su tutte le carte è l'asso di briscola che vince. E noi lo giocheremo con le ragazze. Aspettate. Che cosa pensa di fare il capo bianco? Indietro non si può tornare. Raggiungeremo la fattoria. Sono d'accordo. Unker cavalcherà per primo verso la fattoria per attirare l'attenzione. Poi suo fratello Occhio di Falco lo seguirà in un baleno.
E i banditi si accorgeranno troppo tardi che Unkar e suo fratello li hanno distratti solo per permettere al capo bianco e ai suoi di raggiungere la fattoria. Unkar ha detto. Per me va bene. E anch'io sono d'accordo. Bene, Unkar comincia. Vuoi ascoltare il consiglio di una donna? Parla. Mio padre non ti conosce e potrebbe prenderti per un nemico. Un tempo però la mamma usava sempre salutarlo con un panno rosso. Vedete? Quando lo vedeva da lontano. Così. Fin dove si perde il vostro sguardo? Unkar ha capito. E farà come gli hai detto. Che Manitou ti aiuti, Unkar. Buona fortuna. Vedetene un sorso, mi scondi, vedrete che vi darà coraggio. Sono certo che tutto andrà bene. Acive! Granos! Ongas! Sembra che inseguano qualcuno. Devono aver pensato qualche altra diavoleria. Non ci vedo chiaro. Lasciate che si avvicinino e attenti al mio cenno. Tutti ai posti di combattimento assegnati! I fucilieri scelti alle feritoie! Attenzione! Halt! Halt! Aprite! Aprite la porta! Aprite, forza! Aprite la porta! E fuoco a volontà sugli inseguitori! Tutti indietro, porca miseria, ci siamo! È come se fossimo già dentro! Voi, zitto, un momento! A cavallo! Adesso arrivi tu, vero? Adesso che le ragazze sono già al riparo fra le braccia del padre e non c'è più niente da fare. L'unica carta sicura che avevamo l'abbiamo persa per colpa tua. Tutti rideranno di Magua. Frena la tua lingua. Magua ha spinto qui le donne come due gazzelle in fuga. Ma voi dormivate e tutta la fatica di Magua è andata perduta. Raccontala a un altro. Sei in capo, che hai che guardi tanto il carro della polvere? Ho trovato il modo di sistemarli tutti in una volta. Mi dispiace di essere stato un po' scortese con voi alle volte. L'ho fatto per Janet, però, devo confessarvelo. È così giovane e non volevo che... Che si innamorasse di un soldato, è questo che volete dire? L'ho capito.
Ma dite, vostro padre non era un soldato? Sì. L'ho medicato e fasciato, entra pure. Cosa ti preoccupa? Unkar non è abituato a essere fra i muri di una casa. Qui egli non ode le voci leggere delle foglie, né quella della rugiada. Questo è ciò che vogliono. E se glielo consegnassimo? Ci ucciderebbero tutti ugualmente per non avere testimoni. Quella è feccia della peggiore specie. Capitano Edward, ho qualcosa da mangiare per voi. Janet, mi avevate chiesto cosa avrei fatto dopo questo incarico. E voi mi avete risposto di non saperlo ancora. È che ora invece lo so. Una nuova missione? Sì, è impegnativa. Quella di aver cura di voi se usciremo salvi di qui. Volevo che lo sapeste, Janet. Prima che succeda qualcosa. Ho tanta paura. I barili di polvere qua su, a destra. Forza! E anche la scala. Mia figlia Connie ha detto che tu hai fatto molto per lei. Te ne sono profondamente grato. Unkar ti deve fare una domanda, perché oggi ha dentro di sé qualcosa che lo preoccupa. Non è cambiato niente qui dentro? Niente. E solo io posso ordinare di cambiare qualcosa. Il saggio Capobianco può forse osservare che è cambiato qualcosa nel campo di coloro che lo assediano? Non ho guardato. Coraggio, che ci siamo! Forza! Certo che qualcosa è cambiato. Non c'è più il carro della polvere. Piano, fate attenzione lassù. Così. Bene. Perché improvvisamente hanno portato via quel carro? Che cosa vorranno farne della polvere? Io preparerei delle bombe da catapultare qui dentro. Bisogna impedirlo. Che cosa ne dice Unkar? Che fino a quando non si sanno le loro esatte intenzioni non si può fare niente. Non mi va proprio di fare la morte del sorcio in trappola. Ammucchiate i barili dentro la grotta! Unkar è molto preoccupato per quello che sta accadendo che egli non sa. Ma il suo cuore è soprattutto pesante e pieno d'affanno perché vede Fiore di Mandorlo così triste. Il pericolo è grande, ma io non penso a me, penso a mio padre. Unkar penserà e vedrà ad aiutare. Non lo dimenticherò mai, stai certo.
Adesso Uncar sa che cosa sta accadendo e anche cosa deve fare il saggio Capobianco. Stiamo massacrando qui sotto come tante calze. Che cosa ce ne importa dell'oro dell'esercito? Diamoglielo e facciamola finita una buona volta. E chiudi il becco, Greenhorn. Se permettete però, quando quelli faranno saltare la roccia, qui non resterà pietra su pietra. E cosa succederà se la galleria non sarà pronta? Del resto non sappiamo neanche quando avverrà lo scoppio. Forse sarà meglio che ci decidiamo a trattare. Inutile, finché lassù lavorano non c'è pericolo. Se facciamo in tempo potremo uscire dal recinto e fuggire mentre quei farabutti cercheranno loro. Ma le donne e i bambini ce la faranno. È pronta la minestra per i feriti, cuoco? Sì, certamente, eccola qui. Grazie. Cuoco, il tè? Pronto, prontissimo. Non c'è niente come un buon tè prima che ti caschi una montagna in testa. Ristora, rinfresca e rischiara la vita. E tu del cotto di erbe, da forza e coraggio, gli indiani lo prendono prima della battaglia. Tu non hai bisogno, cuoco. Un paio di soldi e le imprese più audaci diventano uno scherzo. Le imprese più audaci? Ehi, dove stai andando, cuoco? Fuori, vado. Come fuori? Voglio sapere quando è che faranno scoppiare la montagna. Io sono l'unico che conosce il linguaggio degli indiani. Dico, ma sei già ubriaco. Questo è matto. No, lasciatemi il soccorso che devo fare. Mi salverò la distruzione. Datemi una mano. Ho preso il ricotto. Nessuno mi può fermare. Lasciatemi. Lasciatemi andare. Manito! Così finalmente starai quieto. Mi spiace, ma piuttosto che finire scotennati, è molto meglio una padellata. Avete visto? Stanno scavando come matti. Ma non ce la faranno. Finiremo prima noi. Oramai ci manca poco, eh? Hai saputo niente? Sì. Per quando è stabilito? Domani. Voglio uscire! Vieni qui, ragazzo, e calmati. Non bisogna perdere la testa. Ma ci schiacceranno tutti come mosche. Io voglio uscire! Mi dispiace, ragazzo. Torna con gli altri e pensa alle donne e ai bambini.
Che c'è da guardare voi? Avanti, al lavoro! Prima le donne e i bambini e poi i feriti. I feriti sono già pronti. Connie, ci siamo? Non lo so. È l'ora, Hunker. Non manca molto ormai. Pronti, ragazzi? Accendere. Su, forza. Preparatevi a sgombrare voi, svelti. Acceso. Via di qui, presto. È il momento. Scendi, ora. Presto, tutti giù in galleria. Prima le donne, poi i bambini, avanti. Su voi, presto. Non c'è tempo da perdere. Fissatevi! Fissatevi! Su, forza! E non si vede! Avanti! Non voglio finire schiacciato! Non voglio lasciarmi uscire! Siete mai fatti giù! Non potete indietro! Non potete salvarsi! Aiuto! Aiuto! Salvatemi! Salvatemi! Ah, levatemi di qui! Aiuto! Salvatemi presto, non resisto più. Oh. Eccomi, coraggio. Coraggio. Aiuto. Potrebbe spingere giù la donna bianca e di tutta la sua bellezza non resterebbe più niente. Hunker mi libererà. Egli dovrà seguire le tue orme per l'ultima volta fino al di là dei monti, dove la legge dei popoli pelli rosse farà giustizia del traditore.
Mio fratello ha visto là in alto rotolare un sasso. Ho visto. Degli irochesi della discendenza di Onondaga. Uncar scende giù. Occhio di Falco, viene con me. Vengo con te. Ambrive Uncar, Cispotlita Menund, Keposisho, Occhio di Falco. Tamenunde vuole onorare l'ospite bianco e così si serve della sua lingua. Egli saluta il coraggioso viso pallido e il suo amico pelli rossa. Uncar, il figlio del grande capo Chingancock, può parlare. Uncar è giunto al paese di Tamenund sulle orme di Magua. Magua e i suoi guerrieri hanno annientato i Moicani. Uncar ha ereditato il comando da suo padre. Egli ucciderà Magua, ma poi seppellirà per sempre il coltello della vendetta. Uncar vuole anche la liberazione della donna bianca che Magua ha portato a Tamenund. Uncar si avvicini e dica schiettamente a Tamenund quale fu la causa della carneficina avvenuta fra Magua e i suoi guerrieri e la gloriosa stirpe dei Moicani. Uncar risponde. I capelli di Tamenund sono imbiancati da molti inverni che lo hanno reso saggio e grande conoscitore degli uomini. Così Uncar gli dirà ciò che altrimenti non direbbe a nessuno. Domenech! Uncar ha il cuore triste. Egli vede che forse i nostri popoli non potranno vivere assieme ai bianchi. Ed accadrà che sotto le stelle presto non ci sarà più un luogo dove gli indiani potranno riposare il piede e dire qui io posso stare come un uomo libero. È per questo che Uncar ha cercato di insegnare ai pelli rossi e ai visi pallidi che tutti siamo figli dello stesso padre e della stessa madre. Con un solo cielo sopra il capo e una sola terra sotto i piedi. Aug. Il capo Magua può parlare. I visi pallidi hanno rubato agli indiani la terra, i pascoli e le montagne. Magua ha giurato di sterminarli e di uccidere tutti quelli della sua gente che si alleano con loro. Solo così gli indiani riavranno i loro diritti e diranno ancora qui io posso stare come un uomo libero. Da fanciullo Tamenund intendeva conoscere il mondo secondo i suoi desideri, ma da uomo vide che il mondo intanto era cambiato da solo, però diversamente, secondo il volere di Manitou. E anche da uomo Tamenund aveva pensato di poter trasformare il mondo, ma ora da vecchio vede che il mondo è cambiato secondo il volere di Manitou. Ed è soltanto Manitou che comanda alle stelle all'inverno e all'estate. Seguitemi alla porta della luce e vi dirò cosa dovrete fare. Uncar e Magua combatteranno con il coltello, la lancia e il tomahawk con l'intento di uccidere. L'esito sarà stabilito dal volere di Manitou. La donna bianca, che dovrà assistere al combattimento, toccherà in sorte al vincitore. We'll be right back.
Shamlo Shotitz la Kamunsh, Moshila Tafitz Doklam, Tamterbe, Itchu, Achu Acholumbe, Sintuli Itchko Oktaitla. Il coltello e il tomahawk non devono essere abbandonati, e nemmeno la lancia. Chi trasgredisce a questa regola è ripudiato dalla sua gente ed è disonorato per sempre. Chamao! Manitou ha deciso, ma Unkar rifiuta di schiacciare un vile rospo. Manitou ha dato il suo responso. A Unkar spetta il premio del vincitore. E a lui appartiene qui. Il popolo della stirpe degli Onundara ascolti. Il sole nasconde il suo volto davanti ad un uomo tanto vile e che pur un tempo è stato un capo. Che il suo piede fugga, se capace, all'inseguimento dei tiratori di lancia. Tre volte prima dovranno suonare i tamburi, e questo solo gli sia concesso. Che i tamburi comincino. Shamanakay.
Non so.